Questa mattina i carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro nei confronti di un'organizzazione criminale responsabile di usura ed estorsione aggravate dalle modalità mafiose e tentato omicidio. Il provvedimento scaturisce dall'esito delle risultanze investigative incentrate principalmente sulla raccolta e sull'analisi delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Roberto Calabrese Violetta, che hanno consentito di far piena luce sulla ramificata attività di usura posta in essere dagli odierni indagati per conto delle cosche Lanzino Cicero e Rango Zingari, egemoni nella città di Cosenza, utilizzando il denaro proveniente dalla cosiddetta cassa comune dell'Andrangheta cosentina. Allora, diciamo che è un'operazione importante perché ci dà uno spaccato dell'usura nel cosentino, nel mercato dell'usura. E ci dà uno spaccato importante perché fa riferimento anche agli investimenti, tra virgolette, delle cosche e di quell'area. E infatti una indicazione costante che facevano gli usurai nel prestare le somme era appunto quello che si trattava di somme provenienti dalla bacinella delle cosche federate e che veniva prestata appunto sotto questa indicazione che era una minaccia evidente sulla provenienza e sul metodo che veniva utilizzato per concedere e per ottenere indietro i soldi con il tasso maggiorato. È stato accertato come il recupero dei crediti erogati ed il rispetto degli accordi usurai venissero garantiti anche con il ricorso a violenze e minacce nei confronti degli stessi imprenditori. È stato anche accertato il coinvolgimento nell'attività di finanziamento della cosca del calciatore professionista, attualmente svincolato, Francesco Modesto, già in forza al Crotone Calcio e militante in passato in numerose società calcistiche di Serie A e Serie B. Vabbè, noi non vogliamo dare importanza all'operazione in generale. Sicuramente la posizione dell'indagato è relativa al finanziamento di alcuni prestiti usurai da parte del suocero, che è Castiglia, Luisiano, che attingeva anche a disponibilità del genero per poter far fronte a delle richieste usuraie.